Boo! Benvenuti in questo nuovo video! E oggi si sfideranno il team dei buoni contro il team dei cattivi! Ci saranno 3 challenge! Secondo voi chi vincerà? Scrivetelo nei commenti! E adesso tutti pronti? Sì! Andiamo! Ehi! Ma dove state andando? Vi siete dimenticati di me? La prima challenge sarà una gara volante, ma molto più degli aerei. Questi sono dinosauri volanti! Siete pronti a scoprire chi lancerà questo dinosauro il più lontano e vincerà? Beh, scopriamolo subito! In questo primo round abbiamo un giocatore del team dei buoni, Cappuccetto Rosso, con il dinosauro celeste contro uno del team dei cattivi, ed è il lupo delle favole con il dinosauro viola. Tutti ai posti di partenza, via! Sarà così facile vincere questa sfida, come quando mangerò la tua nonnina. Lupo cattivo, tu mangerai solo la polvere perché perderai questa sfida. Non pensavo volasse così tanto in alto il mio dinosauro. Speriamo di vincere. Guarda come si fa. Oh sì, te l'avevo detto. Vai a piangere dalla nonnina. Uffa, un punto per i cattivi e 0 per noi buoni. Speriamo che il resto del team riesca a fare qualche punto. E in questo round abbiamo per il team dei buoni la principessa Peach con il dinosauro azzurro. A rappresentare il team dei cattivi abbiamo Bowser! È agguerritissimo! E adesso, pronti? Via! Devo assolutamente portare in vantaggio il team dei buoni. Non abbiamo neanche un punto. Devo farcela! Wow, è andato molto lontano. Spero di vincere. Batterò Peach con questo. Guardate. E tu, guarda, impara come si fa. Uffa, Bowser ha vinto. Era certo che Bowser avrebbe vinto una challenge sulla forza. Io potrei vincere se ci fosse una challenge sull'intelligenza. Dici proprio bene, Peach. Una challenge sulla forza. Intelligenza? Che stai dicendo? Che sono stupido? Sì. Ah, ecco, avevo capito bene. E adesso, come ultimo round per il team dei buoni con il dinosauro azzurro, abbiamo proprio il principe azzurro. Ciao. Bacio a tutte le mie fan. Oh, ma è sempre così, il principe azzurro piace un po' a tutti, è un piacione. E invece per il team dei cattivi abbiamo Mercoledì Addams. Fai un saluto, Mercoledì. È un saluto molto caloroso. Ma adesso iniziamo subito il terzo round. Io sono il più bello del regno. Ti innamorerai sicuramente anche tu di me e mi farai vincere. Preferirei vestirmi di rosa per un mese piuttosto che stare con te. Patetico. Oh, mi ha ferito! Basta, basta applausi! Sono solo un umile giocatore! Basta! Che fate? Avete smesso davvero? Continuate! Che pallone gonfiato, mi fa venire il vomito. Si merita una lezione. Hai visto, principe? Ho vinto io. Continua a salvare le tue principesse. Io mi salvo da sola. Non è possibile! Questo gioco è stato truccato! La prima challenge è stata vinta dal team dei cattivi! Ma adesso, per la seconda challenge, avremo il tiro al bersaglio! Ognuno dei giocatori avrà 5 palline del proprio colore e un giubbetto dove queste palline si possono attaccare! Quindi si dovranno rincorrere, dovranno lanciarle e si dovranno beccare. E chi riesce a colpire di più l'avversario avrà vinto! Quindi siete pronti per questo primo round? E via!
non vale. Oh, mi hai colpito. Uffa, ho perso. Evviva, almeno questa l'abbiamo vinta noi buoni. Il primo round è stato vinto dal team dei buoni, ma per il secondo round abbiamo Peach contro Bowser. Che vinca il migliore. È solo una. Io ti ho colpito due volte. Bowser, ti sbagli. Io non ho perso. Guarda la tua schiena. Ma ho perso. Ho perso. E anche il secondo round è stato vinto dal team dei buoni. Ma per questo terzo round, per il team dei buoni, abbiamo il principe azzurro. Basta con questi applausi, basta! E invece per il team dei cattivi abbiamo Mercoledì. Mi fa sempre un po' paura. E adesso chi vincerà il terzo round? Lo scopriremo subito! Stavolta non puoi battermi, io sono un cecchino. Boo! Ehi, principe azzurro! Via, via, non mi toccare! Via! E ora prendi questo! Oh, oh, prendetemi! E la seconda challenge è stata vinta dal team dei buoni! Bravissimi! E ora passiamo subito alla terza challenge! Siamo arrivati alla terza e ultima challenge! La challenge finale! E visto che ogni squadra ha collezionato un punto ciascuno, un punto per i buoni e un punto per i cattivi, questa quindi è la challenge più importante, quella che sceglierà il vincitore! E in questa challenge bisogna lanciare queste mini palline da bowling in questi mini birilli! E per il primo round giocherà per il team dei buoni il principe azzurro! Oh, oh, basta applausi, basta, basta! E basta con questi applausi! E per il team... E per il team dei cattivi, Mercoledì Adams! Brava, brava, tipo per te. Basta. Cosa? Quindi tutti pronti? Tutti pronti? E via! Questo tiro è per le mie fan. Oh no! Oh no, ho preso zero birilli! Com'è possibile? Anche se ho preso zero birilli, ho preso mille cuori delle mie fan. Leo! Io posso vincere anche senza guardare. C'era una volta un principe fallito che venne battuto da Mercoledì Adams. E per il secondo round abbiamo Peach contro Bowser! Che vinca il migliore! Povera Peach, io sono fortissima a baseball. Questo è bowling. Oh no. Devo vincere. Sono pronto. Ok, tocca a me. E vai, ho vinto. Pensavo di essere più forte a football. È bowling. È per quello che ho perso. Appunto. Terzo e ultimo round dell'ultima challenge. È qui che si deciderà il tutto e per tutto. Team buoni, Cappuccetto Rosso. E team cattivi, il lupo delle favole. Buona fortuna, ragazzi. Fatti da parte, Cappuccetto Rosso. Vai a trovare la nonna. Non puoi vincere contro il lupo. Più che un lupo mi sembri un cagnolino pulcioso. Vai a cuccia. E adesso tocca a me.
Fatti da parte. Ora tocca a me, ti faccio vedere come si fa. Oh no! Ho un modo per distrarli. Adesso ti porterò nel mio castello. Siamo nel videogioco di Super Mario nella vita reale. Ogni giocatore dovrà superare un percorso a ostacoli e chi arriva per primo vincerà la Mystery Box a tema Super Mario. Siete pronti? Iniziamo la sfida! Nel primo round si sfideranno Mario contro la principessa Peach. Siete pronti? Ai posti di partenza? Via! Io faccio il tifo per la principessa Peach, deve vincere lei! Io faccio il tifo per mio fratello Mario, vai Mario, vai! Sono arrivato prima io! Non è vero, sono arrivata prima io! Ma che stai dicendo? Ehi, aspetta, ma che cosa stiamo facendo? Mia amata Peach, perché non ci aiutiamo? Ottima idea, mio caro Mario! Che ne dici se mi aiuti a superare questi ostacoli? Certo, here we go! Wow, Mario e Peach hanno deciso di allearsi, interessante! Adesso sono arrivati all'ostacolo dell'altalena. Dovranno dondolare 3 volte per passare al prossimo ostacolo. Peach, sei pronta? Sì. 1, 2, 3! Bravo! E ora per superare questo ostacolo devono solo salire sulla corda e toccare la cima. Mario, vai, ce la puoi fare, Mario! Vai, vai, Mario, Mario, Mario! Vai, Mario! Bravissimo Mario, ce l'hai fatta! In questo ostacolo i giocatori dovranno fare 3 giri su se stessi. Speriamo non gli venga il capogiro. Beh, sento di avere molto equilibrio oggi. No. Dai Mario. Sei sempre il solito. Lascia stare, ci penso io. Ecco fatto! E adesso è il turno di Daisy e Luigi! E noi però non collaboreremo, perché la voglio vincere io la Mystery Box! Voglio tenere tutto per me! E va bene, non formeremo una squadra! Sarà ancora più divertente allora questa challenge! Vedremo! Siete pronti? Ai posti di partenza? Via! Sono arrivata per prima in questi ostacoli. Uffa, ma Daisy è stata più veloce di me. Ma come ha fatto? Vabbè, andiamo al prossimo. Ah, Luigi è arrivato ultimo. Ma chissà se nei prossimi ostacoli riuscirà a raggiungere Daisy. Woohoo! Bravo Peach, saranno benissimo quasi. Vai, l'ho preso. La corona. Ci sono quasi. 1, 2, 3. Vai Peach, ti raggiungo. 1, 2, here we go! Bravo Mario! Grazie principessa! Mario e Peach sono arrivati agli ostacoli delle tartarughe! Speriamo che non cadano! Mia amata Peach, ti aiuto io a superare gli ostacoli! Grazie Mario! Che bello! Siamo un passo più vicini alla Mystery Box! Esatto, sono sicuro che la vinceremo noi! E vai! A Mario e Peach adesso manca solo il livello finale! Ed è anche il più difficile! La zipline! E spostati! Spostati! Dai che perdo l'equilibrio! Peach, ci manca solo l'ostacolo della zipline! Che bello! Oh, guarda! Ci stanno raggiungendo! Come facciamo adesso? Ho un piano! Mentre io faccio la zipline, tu vai a distrarli! Così possiamo vincere la Mystery Box! Hai ragione, ottima idea! Corro subito! Ok, andiamo! Ho un modo per distrarli!
qualcosa! Ce l'ho fatta, li ho distratti, vero? E vai, ho vinto! Peach! Adesso ti porterò nel mio castello! Peach, ce l'ho fatta, li ho distratti! Peach? Peach, dove sei? È sparita Peach! Che cosa è successo? Non la trovo più, ho trovato questa! È sparita Peach! Oh no, che cosa può essere successo? Dobbiamo trovarlo! Ho trovato la sua corona per terra! Gli deve essere successo qualcosa! Peach non sarebbe mai senza la sua corona! L'ama troppo! Che cosa le sarà successo? Presto, dobbiamo subito cercarla! Potrebbe essere in pericolo! Oh no! Peach è stata rapita! Riusciranno Daisy, Mario e Luigi a ritrovarla! Speriamo che stia bene, Peach! Proviamo a cercarla di qua! Ok, va bene! Dobbiamo trovarla, non so cosa potrei fare senza di lei! Non ti preoccupare, Mario! Insieme la troveremo, ne sono sicuro! Peach! Peach! Dove sei? Mia amata, dove sei? Peach! Ehi! Guardate lì, c'è qualcosa! Che cos'è? Sembra il guanto di Peach! Sì, è proprio il suo guanto! Deve essere sicuramente passata di qua! Siamo sulla giusta strada, allora! Continuiamo il percorso qua! Sì! Ragazzi, sento la sua voce, mi sta chiamando! È laggiù! Andiamo! Sì! Uffa, lasciami andare, lasciami! Cara Peach, il mio piano sta andando a gonfie vele. Adesso che ti ho imprigionato, Mario dovrà sicuramente venire qui a liberarti. E cos'è? Mario verrà qui e io potrò distruggerlo e vincere una volta per tutte. Sì! Ti sbagli, Mario ti distruggerà. Come osi dire questo al grande Bowser? Vincerò io, sicuramente! No, il mio amato Mario verrà a salvarmi! Io ne sono sicura! I nostri eroi hanno trovato Peach! Ma riusciranno adesso a sconfiggere il malvagio Bowser? Bowser! Eh? Siete arrivati! Peggio per voi! Oh no, Peach! Bowser, questa volta te la vedrai con me! Mamma mia! Oh no! Sono fortissimo! Luigi! Oh no! Dobbiamo fare qualcosa contro Bowser! Presto, prima che colpisca anche noi! Ragazzi, il suo punto debole è il guscio! Prendili! Ha detto che il suo punto debole è il guscio! Presto! Tiro la corona! Vai! Il mio guscio! C'è mio papà! Peach! 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 Mia cara amata, mi sei mancata tanto! Anche tu, mio caro Mario! Evviva! I nostri eroi sono riusciti a vincere la sfida! Passiamo ora al prossimo videogioco nella vita reale! Sì! C'è qualcosa dentro la scatola, hai visto, Merlino? Una sfera! Vitale! Vieni a vedere cosa ho trovato dentro questa scatola! Guarda che cosa ho trovato dentro la scatola! Una sfera, una bolla! No, no, lo sai che quella scatola è pericolosa! Rimetti tutto dentro e non toccarlo mai più, eh! Uffa, ma è solo una sfera! Cosa vuoi che faccia? C'è pure scritto lì, non aprire! Chiudi, chiudi! Va bene! Ecco fatto, l'ho chiusa. Non la toccherò più, ok? Io adesso vado perché il sugo mi si brucia.
Però non toccarlo. Ciao, ciao. A dopo. Lo so che Vitale ha detto di non toccare la scatola, ma io sono troppo curiosa. Che cosa sarà questa sfera? Prendiamola e portiamola in camera, senza farci scoprire da Vitale. Guarda, Merlino, che cos'è secondo te? A me sembra una semplice sfera di cristallo. Guarda, Merlino, li vedi anche tu? Degli effetti. Forse è una sfera magica? Wow! Sono bellissimi! Si sente qualcosa? Eh? Pensi che stia cercando di comunicare con noi, Merlino? Che c'è? Vuoi dirmi qualcosa? Dici che devo stare attenta? Beh, forse hai ragione. Ma mi incuriosisce troppo! È così misteriosa! Che c'è, Merlino? Non ti piace questa sfera? Ti sta preoccupando? Sta antipatica questa sfera? Non mi dire che la vuoi mangiare! Lasciala, Merlino, non si può mangiare questa! Sì? Che cos'era questo rumore? Che rumore? Ho sentito un rumore strano, che cosa stai facendo? Niente, è una challenge. Qui c'è qualcosa di sospetto, mi sa, No, niente di sospetto, non c'è niente di strano. Va bene, comunque, fra pochi minuti è pronto. Io ti consiglio di arrivare per tempo, altrimenti io mi spazzolo tutto. Ciao! Ok. Vuoi diventare una di noi? Eh? Ma che significa? Forse è una di quelle sfere che le scuoti ti danno una risposta. Proviamo. Ma è tornata trasparente. Solo un giocattolo, andiamocene. Non sono un giocattolo. C'è qualcosa di strano con questa sfera. Non pensate anche voi? Sembra che voglia comunicare. Secondo voi dovrei fidarmi o no? Che strano. Mi è sembrato di sentire un rumore. Forse c'era anche una luce. Sembra completamente vuota. Che mal di schiena. Che cos'è questo? Ce n'è un'altra? Nita, cosa sì? Sono questi rumori? Cosa stai facendo? Niente, stavo solo giocando con Merlino. Devo nascondermi! Devo nascondere queste cose! Come si tolgono? Non si toglie! E adesso cosa faccio? Vitale non deve scoprire che ho preso la sfera! Merlino, aiutami tu! Vitale non deve Ai! Ai! Merlino, queste sono le mie ali! Non puoi mangiarle! Mi fai male! Deve esserci un modo di toglierle! Sfera? Ehi, sfera di cristallo! Fammi tornare come prima! Giuro che non dirò mai più che sei solo un giocattolo. Peggio per te, Anita. Ormai hai accettato la sfida. Ora dovrai superare tutte le prove. A meno che non vorrai vivere con le ali per sempre. Perché non si illumina più? Non appaiono più le scritte, non si sente niente, non succede più niente. Va bene. C'è bisogno di una misura drastica. Vediamo se funziona. Ah!
Wow! È impossibile toglierle! Devo trovare il modo di comunicare nuovamente con la sfera. Cosa dovrò dire? Una formula? Sì, sì, tutto bene! Non venire qua! Sto solo giocando con Berlino! Idea! Ta-da! Proverò a nasconderle sotto questa coperta. Niente, ti ho detto, sto giocando con Berlino. Stiamo costruendo una cosa. Perché non dovrei venire a confrontarci? È perché è una sorpresa. Wow, io adoro le sorprese. Ok. No, no, stavo scherzando, non è una sorpresa. È una sorpresa? Dov'è la sorpresa? Devo ancora prepararla. Cos'è questa cosa che viene? Avevo freddo, quindi ho deciso di mettere una coperta. Sai, c'è molto freddo oggi. Ok, è strano questa impalcatura che c'è qui. È la sorpresa. La sorpresa? Sì, io adoro le sorprese. Cos'è? Ancora non è pronta, lo scoprirai più tardi. Oh, che bello, che bello, che bello. Io non vedo l'ora, adoro le sorprese. Allora vado, vado, vado. Vai, 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 ti lascio finire la mia sorpresa. Ciao. Poco che scoprisse le ali. Se Vitale scopre che ho preso la sfera e che ho causato questa strana maledizione, si arrabbierà tantissimo, perché lui aveva detto dall'inizio di non toccare la sfera. L'avrei dovuto ascoltare. Che cosa vuoi da me? Che cosa devo fare? Se proprio devo vivere con queste ali, almeno mi piacerebbe sapere se posso volare. Sarebbe un sogno poter volare. Un'idea. Senza farci scoprire da Vitale, usciamo fuori e vediamo se riusciamo a volare con queste ali. Almeno una cosa divertente di questa maledizione. Ah, mi raccomando, se non avete ancora lasciato un mi piace, lasciate un mi piace. E quindi vorresti già saper volare? Te lo insegno io. C'è un sacco di vento. Non so se riuscirò a usare queste ali con questo vento. Decisamente non riesco a volare, purtroppo. Il vento sta aumentando. Meglio tornare dentro casa. Andiamo. Oh no, ragazzi, ora che faccio? Non riesco a toglierle. Non riesco neanche a volare, che poteva essere la cosa più divertente di avere delle ali. Aveva ragione Vitale, non dovevo prenderla, non dovevo toccarla. Ma non si attiva più, vedete? Forse devo usare qualche sorta di parola magica. Magari ho usato una parola che l'ha attivata. Hocus pocus. Experiamus. Salomora, expecto patronum. Che cosa stai facendo? Ma... Cosa sono quelle? È un costume di carnevale. Un costume di carnevale? È in anticipo per l'anno prossimo. Quella sfera! Sì? È la sfera della scatola! Va bene, sì, l'ho presa, ok? Ero troppo curiosa. Ma come? Ero curiosa di vedere che cosa fosse questa sfera e poi è apparsa una luce. Poi ho detto, è solo uno stupido giocattolo e allora deve essersi arrabbiata questa specie di... Sfera, anche se non so come fa ad arrabbiarsi una sfera, comunque ha deciso di trasformarmi in una fata o un insetto. A te cosa sembrano? Ali da fata o ali da insetto o da libellula? È un incrocio tra ali da farfalla e ali da fata. Forse è per quello che non riesco a volare. Ma ti rendi conto? Ti avevo detto di non toccare questa sfera. Lo so, hai ragione, ma ora come faccio? Ho provato a toglierla in ogni modo. Allora, innanzitutto, non toccare più quella sfera. Ok, ok. Lascia... Non posso vivere con queste ali. Non ti preoccupare, insieme troveremo una soluzione. Ok. Ah, ai. Beh, potrei vomitare. Beh, preparati per la prima prova, mia cara fatina. È giunto il momento di venire a trovarti, mia cara fatina. Sì, verrò da te, a casa tua. Sentite anche voi questi rumori? Non mi dire che sono ancora i passi al piano di sopra. Sembrano qua fuori. Chi è? Vitale, sei tu? Vitale, sei tu?
Perché non rispondi? Non c'è nessuno, guardate. Vitale, sei tu? Perché non rispondi? Meglio trovare un nascondiglio alla svelta. Nascondiamoci sotto il letto. Per fortuna possiamo uscire fuori dal letto. Guardate, ha lasciato qualcosa. Questa sfera è diversa da quella che ho trovato dentro alla scatola. Ma quella che ho trovato dentro alla scatola non c'è più. L'ha sostituita con questa. È molto più piccola. Che cosa vorrà dire? È così bella e affascinante questa nuova sfera. Mi viene voglia di toccarla. Anita? Sì? Che stai facendo? Ti devo spiegare una cosa. Ti ricordi la scorsa sfera che mi ha fatto spuntare queste ali? Sì, me la ricordo, e come? Beh, è entrato qualcuno e l'ha rubata e in cambio ha lasciato questa sfera. Cosa? E chi è entrato a cambiarle? Non lo so, io mi sono nascosta sotto al letto. Sotto al letto? Che succede? Perché non tocca la nuova sfera? A me sembra una semplice sfera di cristallo. L'unica differenza con l'altra è che è più piccola, vero? Sì, infatti è più piccola. È strana però. Non penso che ci sia niente che non va con questa sfera. Tu credi che ci sia qualcosa che non va? Pensi che ci sia una maledizione anche in questa sfera? Secondo me è meglio non fidarsi. E quindi che faccio? La devo lasciare qua sopra? Sì. Ok, non posso neanche spostarla, non posso avvicinarmi? Aspettiamo e vediamo che succede. Voi cosa ne pensate? Secondo voi è pericolosa anche questa sfera? Cosa? Non vuole toccare la nuova sfera? Che cos'è questo rumore? Non vi conviene farmi arrabbiare! C'è qualcosa fuori in giardino? Che cosa sta succedendo fuori in giardino? Penso che sia colpa di quella sfera. Sì, si sta arrabbiando. Che cosa devo fare allora? Forse devo per forza prendere la nuova sfera, altrimenti succederà qualcosa in casa o fuori da casa. Meglio di no, altrimenti chissà in che cosa ti trasforma quella nuova sfera. A mali estremi, estremi rimedi. Verrò io a prenderti, mia cara fatina. Ehi, guarda! Che cos'è quella luce lì? C'è qualcosa. Vado io a controllare. Tu rimani qua, è pericoloso. Io vado a controllare e vedo se c'è qualcosa là fuori. Tu rimani qua e controlla la sfera, ok? Ok, stai attenta però, eh. Cos'è questo? Un biglietto. Vai Anita, bravo, dai, prendi quel foglio, portalo dentro. E chi è adesso? Sì? Chi è? E quanto ci piega ad aprire una porta? Cos'è quello? Salve. Buonasera. Buongiorno. Come posso aiutarla? Chi sei? Dov'è la fatina? La fatina? Chi sei? O meglio, cosa sei? Dov'è la mia sfera? La tua sfera? Sei tu
che hai lasciato quella sfera qui? La luce proveniva da questo biglietto. Vediamo cosa c'è scritto. Dove la fatica? Ma guarda, io non so di che cosa stai parlando. Non lo so proprio. Non è vero che non sai di cosa sto parlando. Non lo so, chi sei tu? Hai o non hai visto una sfera qua in casa recentemente? Beh, effettivamente una sfera... Sì, c'era una sfera. Uno, due, sì. Sì, una sfera c'era. Ecco, allora perché dici che non sai di cosa sto parlando? Ma tu che cosa sei? Sei una fata? E cosa pensi che sia con queste ali? Una mosca? Una zanzara? Sì, certo che sono una fata! Ora dimmi subito dov'è la fatina e dov'è la sfera! Ah, aspetta, aspetta, aspetta! Allora, visto che sei una fata, forse ci puoi aiutare! In pratica, la mia ragazza ha toccato questa sfera e all'improvviso le sono uscite le ali e si è trasformata in fata! Magari tu ci puoi aiutare a farla ritornare come era prima! Che ne pensi? Dimmi solo dov'è la fatina e dov'è la sfera! Sono solo qua per questo! Se il tuo fidanzato vorrai salvare, la nuova sfera dovrai toccare. Oh no, forse Vitale è in pericolo. È meglio che torno subito da Vitale. Ah, no, 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 non ti arrabbiare, non ti arrabbiare. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda, ho solo un'altra domanda da farti. Non riguarda la sfera, non riguarda... È solo una domanda che ho fin da quando ero bambino. Non riesco proprio a togliermela dalla testa questa domanda. La fatina dei dentini, che cosa se ne fa dei denti che raccoglie? Ci fa una collana? Oppure, non lo so, magari fa delle dentiere e poi magari decide di venderle. Magari o le collanine, non lo so che fa. Aspetta, aspetta, però ho ancora un'altra domanda, per favore, dai. Non mi lasci altra scelta. È una curiosità che ho da tanto tempo. Che stai facendo? Che stai facendo? Che stai facendo? No, per favore, le dentiere, non lo so, non lo so, non lo so. Vitale? Ah, finalmente. Un po' di silenzio adesso. Ecco la sfera che avevo lasciato. Mia piccolina. Ora aspettiamo solo che arrivi la fatina. C'è una sorpresa che l'aspetta. Entriamo. Che succede qua? Tu chi sei? Non ti aspettavi di trovarmi qui? Sei tu la fata della sfera? Sì, sono proprio io, la fata della sfera. Piacere di conoscerti, fatina. Dov'è Vitale? Che cosa gli hai fatto? Dove l'hai messo? Non ti preoccupare di Vitale adesso. Siccome non hai attivato la sfera di cristallo che sono venuta a portarti di persona, ho dovuto far sparire Vitale. Ma non ti preoccupare, lo farò riapparire se toccherai e attiverai la sfera. Sbrigati però, perché non ho molta pazienza. Ma cosa succederà se tocco la nuova sfera? L'ultima sfera mi ha trasformato in fatina con queste ali. Quindi se tocco questa sfera, che cosa succederà? Non ti preoccupare, non ti succederà niente. Puoi fidarti di me. Va bene. Tocca la sfera se vuoi rivedere il tuo fidanzato. Vitale, sono qua. Vita? Sono qua al tavolo. Vitale, ma dove sei? Sono qua, non mi vedi? Ehi, sono qua. Anita, sento la tua voce ma non ti vedo. Vitale, guardami, sono qua. Ehi. Ah, eccoti finalmente. Ma cos'è questa? Una zanzara? Sì, lo so. È stata la fata cattiva o la strega. È stata la fata cattiva, quella dentro la sfera di cristallo. È arrivata in casa, tu sei sparito e mi ha fatto toccare per forza la sfera piccola. E adesso come facciamo a farti tornare normale? Non lo so, dobbiamo trovare il modo di farmi tornare normale. Non posso rimanere così per sempre. Guarda, è lì. È vero. Ciao, fatti.
piace la tua nuova forma. Sarà ancora più difficile così superare le mie prove. Con questa tua nuova forma potrai fare amicizia con le formiche. Vieni, sali sulla mia mano. Sei sicura di voler andare da sola in giardino? Potrebbe essere pericoloso. Beh, sì, lo so che può essere pericoloso perché sono così piccola. Ho sempre voluto vedere come vede la vita una formica o una coccinella. Deve essere entusiasmante. E va bene, ti porto, ma stai attenta. Non ti preoccupare, starò super attenta. Dai, andiamo in giardino, dai. Ok, allora ti lascio qui, va bene? Allora io ritorno a cercare gli altri zaini. Se hai bisogno d'aiuto, chiamami. A più tardi, ciao. È così strano vedere il giardino da qua giù. È super interessante. Ah, ma quello è Berlino? Berlino è gigante. Wow. Che cos'è questo rumore? Non so nemmeno come scendere da questo albero. Spero solo che arrivi vitale. Quanto siamo in alto. Anita, dove sei? Eccoti finalmente. Ma dove eri finito? Ehi, ma sei qui. Ti stavo cercando, mi stavo preoccupando. La fata. Ah, uffa, va bene. Ma state bene attenti, perché la prossima prova sarà molto più difficile. Sono tornata grande finalmente. Ciao Berlino, ciao. Merlino, sei tu? C'è qualcuno qua in camera? C'è nessuno? Vieni qua dalla scrivania. C'è qualcuno qua sotto alla scrivania? Non c'è niente. Bravo Merlino, controlla. C'è qualcosa? C'è qualcosa? Bravo, controlla bene Merlino. È meglio che andiamo via da qua. C'è qualcuno qua? Sto aspettando la prossima prova, ma la sfera non parla più. Non so che cosa devo fare adesso. Forse la prova è già iniziata. Ma la sfera grande non era sparita? Strano. Avete visto anche voi una presenza strana? Lasciate un mi piace se anche voi l'avete vista. Che cos'è sono questi rumori? C'è
C'è qualcuno? Dentro all'armadio. Forse è meglio chiamare Vitale. Prima che esca fuori qualcosa dall'armadio. Vitale! Aiuto! C'è nessuno? C'è qualcuno qua? Vitale! Sì, eccomi! Che c'è? Eccoti finalmente! Stavo qua! Guarda! Che cosa? Aspetta, guarda! Sì, guardo! Ma come? C'è una sorpresa per me nell'armadio! No, non aprirlo, non aprirlo! Merlino lo sa perché ha visto tutto! Vero, Merlino? Che cosa hai visto, Merlino? Diglielo anche tu! Cosa hai visto? L'armadio si stava muovendo! Si stava muovendo? Sì, si stava muovendo da solo! E non c'ha le ruote questo? No, nel senso, le ante dell'armadio... Vediamo che cosa c'è dentro, no, allora! No, può essere pericoloso! C'è nessuno? Stranamente ogni volta che arrivi tu smettono le cose paranormali. Comunque stavo osservando la sfera. Tu ti ricordi che la sfera grande fosse qua sopra? No, era stata sostituita da quella piccola, no? Infatti, ma ora ci sono tutte e due. Ok, va bene, mentre tu cerchi di risolvere questo mistero io ritorno a cucinare, eh? Ho tanta fame, ci vediamo dopo, ciao! Non pensi ad altro, Sì, chiamami però, ciao! Bene, ho deciso che mi metterò qua davanti all'armadio a controllare se succede qualcosa. Uffa, non succede più niente. Forse la presenza si è spostata e non è più lì dentro all'armadio. Se sentite un rumore strano è solo Merlino che sgranocchia i suoi giocattoli. Ehi, Merlino, ma non smetti mai di sgranocchiare? Non ti sei fermato un momento? Hai sentito? Merlino, fai un po' di silenzio, se no non riesco a sentire i rumori. Vabbè. Armadio! Hai visto Merlino? Che cos'è? C'è qualcuno dentro l'armadio? Dici che dovrei controllare, Merlino? Che cosa faccio? Non penso che sia una buona idea aprire l'armadio. Anche perché potrebbe spuntare fuori qualsiasi cosa. Forse devo prendere la sfera e provare a ricontattare la fata. Che buono! Non vedo l'ora di mangiarmi tutto! Ah. Anita? Anita? Anita, che succede? Ti ho sentito urlare! Anita? Anita? Ehi! Ma sei lassù! Che ci fai lassù? Silenzio. Che ci fai lassù? L'armadio? Sì. Che è successo? Guarda. E dov'è l'altra ala? C'è qualcosa nell'armadio. Mi ha strappato un'ala. Cosa? Guarda. Devi guardare là dentro, ok? Però preparati, prendi qualcosa per catturarlo. Ok, tu nasconditi, ci penso io, non ti preoccupare. Nasconditi, casomai viene a cercarti di nuovo. Io non posso avvicinarmi, altrimenti mi strapperà anche l'altra ala. Stai molto attento, ok? Non ti preoccupare, adesso ci penso io, nasconditi. Ok. Ci penso io qui, non ti preoccupare. Io mi nascondo qua dietro, ok? Sì, però ciao, ciao. Io ti osserverò da qua. Va bene, stai attenta. Che cosa posso prendere? Una penna? Un evidenziatore? Una paletta? Ma no, che ci faccio con la paletta? Uno specchio? La spavento con uno specchio? L'osso di Merlino! Sì, gli do un osso di Merlino in testa!
No, mi stai guardando male. Tieni il tuo osso, dai. Ok. Cosa posso cercare? Idea! Un righello! Sì, vi aiuterò con un righello. Ok, andiamo. Non sento niente. Chi c'è nell'armadio? Esci fuori, sei il coraggio! Non mi riconosci? No. Non ti ricordi di me? Ho fatto cattiva? Sì, ci siamo già incontrati, ti ho fatto sparire, non ti ricordi? Certo che mi ricordo, non ti è bastato. Ma quei due occhi da serpente spaventosi e rossi che ho visto nell'armadio di chi erano? I miei. Ah! 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 Ma tu assomigli a... No, niente, non voglio farti arrabbiare. Beh, ora dimmi subito dov'è la fatina e dov'è la sfera. Non questa sfera. La sfera piccola per rimpicciolire le persone. Dov'è? La fatina, la sfera? Ma che cosa stai dicendo? Io non ho visto nessuna fatina, non conosco nessuna sfera. O meglio, non conosco nessuna fatina, non ho visto nessuna sfera. Ho sentito un rumore in questa stanza. Quale rumore? No, c'è Merlino lì che sta sgranocchiando il suo ossigeno. No, non è Merlino. Ma perché sei venuta qui allora? Beh, perché l'altra volta mi sono divertita tantissimo a trasformare la fatina in un insetto, a rimpicciolirla. E quindi ho deciso di tornare e trasformare in un insetto anche te. Cosa? E questo cane. Merlino, ci vuoi trasformare tutti? Ma per trasformarmi ho bisogno della sfera piccola. Dimmi dov'è e dimmi dov'è la fatina. La sfera piccola? La fatina? Io non ho visto fatine o sfere piccole, boh, non lo so. Sei sicura? Magari ti stai confondendo. Se non mi dici subito dov'è la fatina, ti fulmino con la mia sfera portatile. La fatina è uscita, sai? Penso che non riuscirai a trovarla, perché è uscita già da parecchio tempo. Guarda, ma io ti consiglio, perché magari non torni da dove sei venuta, oppure ritorna nell'armadio, fai un incantesimo ed è fatta, no? Ho sentito un rumore. Un rumore? Che rumore? Non ho sentito niente io. C'è qualcuno nascosto qua in camera, lo sento! No, ti sbagli, non c'è nessuno. No, guarda, non c'è nessuno qui, Dove sei? Rivelati. Ma ti ho detto che sono da solo? No, non c'è niente qua dietro, non c'è niente. Aspetta, ti dico dov'è la sfera. Allora, la sfera, praticamente ti spiego dov'è. Siccome noi avevamo molto paura di quella sfera, l'abbiamo presa con una coperta e abbiamo fatto un buco in giardino. L'abbiamo sepolta in giardino. Sì, è sepolta in giardino. L'avete sepolta in giardino? Eh sì, ti ho detto, avevamo paura e quindi l'abbiamo messa lì, l'abbiamo presa con una coperta per non toccarla con le mani. La mia povera sfera! Tu non hai idea di quale grande potere ha quella sfera! Come puoi seppellirla in giardino? Dimmi dove è seppellita! Devo fare qualcosa, ma che cosa? Ho un'idea. Ti disegno una mappa con il percorso da seguire praticamente per andare esattamente dove è sepolta la sfera, così potrai scavare e trovare la tua sfera, va bene? Va bene, ma sbrigati! Sì, te la faccio subito la mappa. Allora, aspetta, prendiamo qui, un attimo, lo sto facendo. Sbrigati! Ci sto impiegando un po' perché la sto disegnando tutta precisa a mano, eh. Ok, guarda, ecco la tua mappa. Ma che cosa dovrei fare? Come, non si capisce?
tu sei qui e devi andare a fare, devi fare lo slalom tra gli alberi e poi praticamente arrivi a questo punto e te ne accorgi perché al terzo albero, tra il terzo e il quarto albero, però sul terzo albero c'è la pala per scavare. Quindi così tu tra il terzo e il quarto potrai scavare e scavando potrai trovare la tua, il tuo forziere. Un forziere? Ah no no no, scusa, non il forziere, ho sbagliato, la sfera piccola troverai qui. Va bene, vado a prendere la mia sfera, ma tu aspetta qui, anzi chiuderò a chiave qua dentro così sono sicura che non scappa. La mappa, non dimenticare la mappa. Mamma mia, oh. Ma c'è chiusa chiave qua dentro. Sì, sono riuscito a farlo uscire. Anita, puoi uscire fuori adesso, dai, vieni. Ma sei impazzito? Ma che razza di piano è questo? Cosa c'è che non va nel piano che ho fatto? Sono riuscito a farlo allontanare. Adesso possiamo scappare insieme. È un piano geniale. L'ho distratta, così noi nel frattempo possiamo scappare. Guardala come scava, guardala. Come, cosa c'è che non va? Non appena scoprirà che la sfera non è sotterrata in giardino, tornerà e sarà arrabbiatissima. E in più non possiamo neanche scappare perché ha chiuso la porta a chiave. Ah, effettivamente non ci avevo pensato. Non hai per caso una seconda chiave? Un'altra chiave nascosta da qualche parte, così magari riusciamo ad uscire? No, che non ho una chiave d'emergenza. Però ascolta, ho un piano. Mentre voi due stavate parlando, ho elaborato un piano che spero tanto che funzioni, però è molto rischioso. Forse abbiamo ancora del tempo, vediamo. Ah, per fortuna sta ancora scavando, non ha ancora scoperto la verità. Allora, il piano è questo. Senti, è molto molto rischioso e abbiamo pochissimo tempo, quindi ascoltami bene. Sì, certo. Ok? Sì. In più lei tra poco rientrerà e sarà arrabbiatissima perché avrà capito che l'hai presa in giro, quindi devi stare molto molto attento. Certo, sì, sì, sì. Ok, non ti preoccupare. Senti, ok, il mio piano è questo. Forse ho... Come hai osato prendermi in giro? Non c'era niente! Sei posta in giardino! Mi sono sbagliato, ti ho detto. Ti disegno subito un'altra mappa, va bene? No! Ora diventerai cenere! Perché ti fulminerò con i miei fulmini! Ti trasformerai in cenere! No, stai fermo! Non farlo! A meno che non mi dici subito dove è la sfera! No, non lo fare! Cosa hai fatto? Dove è finita la fata cattiva? È il piano di cui ti parlavo, ci sono riuscita! Ora mettiamo a posto questa. Guarda! L'abbiamo rimpicciolita! Sì! Ben ti sta, fata cattiva! Ora sai cosa si prova ad essere piccola come un insetto! Come hai osato! Ora ti faccio vedere io! Oh no! I miei poteri! Ora sai cosa si prova ad essere rimpiccioliti come un insetto? Ben detto, sì. Fatemi tornare normale! Dopotutto, non ho fatto niente di male! Che ne pensi? Vuoi andare a fare conoscenza con le formiche? Ottima idea! Ti ho anche donato delle bellissime aree, Anita! Sei diventata una fata grazie a me! Sì, c'è
certo, ali con cui non posso nemmeno volare. Infatti me le hai donate solo per punizione e me ne hai anche strappato una. Mi dispiace per te, fata cattiva. È giunta la tua fine. Potremmo pensarci. Lala è sparita. Sì. Mi sento molto meglio finalmente. Però io non mi fido molto della fatina. Ora che ho esaudito i tuoi desideri, cioè che sei tornata normale, ora liberatemi, liberatemi. Non vi darò più fastidio. Dai, liberatemi. Ho un'idea. Un'idea? Ti guardo io. Ecco qua, questa è la mia idea. Oh sì! Beccati questa fatina! Come si sta là dentro? Ciao! Prova ora tu a superare questa prova, fatina! Così impari a trattare male le persone, capito? Idea, sai? Aspetta. Beh, ti sta fatina, così impari. Basta! Ora che hai imparato la lezione, direi che possiamo liberarla. Che ne pensi? Ho imparato la lezione. Vi lascerò realmente in pace per sempre. Non vi disturberò più. Aspetta, liberarla forse no? Potrebbe ancora essere pericolosa. Però ora che ci penso, prova a non aver paura. Noi non abbiamo più paura di lei. Quindi? È vero, non abbiamo più paura perché l'abbiamo rimpicciolita. Quindi ce ne possiamo liberare rimettendola nella scatola da dove è uscita. No, non lo mettere nella scatola, no! Lasciatemi libera, non riportatemi nella scatola! No! Non abbiamo più paura di lei perché l'abbiamo rimpicciolita. Proviamo a rimetterla nella scatola e vediamo se scompare. Chiudiamo e aspettiamo. Sì. Controlla adesso, vedi se è sparita. Vediamo. Ho un po' di paura di aprire e trovare qualcos'altro. Tu che ne pensi, Merlino? Non c'è niente, sì, è sparita! Mi raccomando però non aprire mai più quella scatola e non prendere mai nessun oggetto da quella scatola, ok? Me lo prometti? Va bene, te lo prometto, ma l'importante è che ora abbiamo vinto! Sì. Facile.
Se oggi sbaglierai qualcosa con i pazienti, verrai subito licenziata! Ah, e dimenticavo, oggi avrai due assistenti. Oh, che carine! Sono le tue sorelline? Ma cosa stai dicendo? Loro sono due bravissime dottoresse. Io sono dottoressa Fede. Io sono la dottoressa Eli. E se non le tratterai bene, verrai immediatamente licenziata! Ma come, dottoresse? Sono solo delle bambine. Aspettate, che cosa state facendo? Io non sono la paziente! Io sono qui per lavorare con voi, non devo essere visitata! Aiuto! Io adesso sono impegnata, quindi devo andare. Beh, buona fortuna! Aiuto, basta! Ehi, dobbiamo lavorare assieme adesso! Lavorare con noi? Noi non abbiamo bisogno di nessun aiuto! Infatti, noi siamo delle dottoresse bravissime! Non abbiamo bisogno del tuo aiuto! Ma che cosa state dicendo? Qualcuno ha suonato la porta! Un paziente! Con un nuovissimo mistero da risolvere insieme a Vitale. In più dentro c'è l'alfabeto segreto con cui comunicheremo tanti messaggi segreti assieme. Per i primi ordini riceverete anche il poster autografato, quindi prendetelo subito, trovate il link in descrizione oppure lo trovate in libreria. Devo cercare subito informazioni sul problema di quel paziente, praticamente non riusciva a parlare, quindi devo vedere qual è il suo problema per riuscire a risolverlo il prima possibile per non essere licenziata. Spero che nel frattempo le due piccole dottoresse non stiano combinando un disastro, meglio che mi sbrigo. Che le pinzette non funziona. Tu tienilo fermo. Ok, vado. Più dolore. Già, che brave dottoresse che siamo. Che cosa è successo? Che cosa avete fatto a quel paziente? L'ho visto scappare via e non riusciva più a parlare. Che cosa ne avete fatto? Abbiamo curato il paziente e gli faceva male la lingua e gliel'abbiamo tolta. Che cosa? Che cosa avete fatto alla sua lingua? Oh no, che cosa faccio adesso? Il capo non lo deve scoprire. Arriva! Perché il paziente è uscito via scappando e urlando? No, 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 non sono stata io, sono state loro! Come ti permette di colpare loro? Loro sono bravissime delle esperte! Se succede nuovamente,
si è arrabbiata tantissimo. Non devo rischiare di essere licenziata questa volta. Il paziente lo curerò io e starò super attenta. Un altro cliente, prego, prego. Buongiorno, sto male, ho la febbre. Per favore aiutatemi, non mi sento bene. Prego, prego, si accomodi. Si sieda pure, ha la febbre. Adesso ci pensiamo noi a curarlo. Non c'è problema, sei in buone mani. Allora, aspetta un momento qua che prendo il cosino per misurare la febbre. Il termometro, insomma. E aspetta un momento che arrivo subito. Spero che questa dottoressa sia brava. Mi sento troppo male, ho la febbre. Aiutatemi. Allora, eccomi qua. Misuriamo subito la febbre. 39 e mezzo! 39 e mezzo? C'avevo 39 prima! Mi sta salendo velocemente! Aiutatemi! Non ti preoccupare, non ti preoccupare! Ora ci pensiamo noi a curarti, devo solo capire quali sono le medicine giuste! Vado subito a controllare, arrivo subito! Un dottore che non sa quali sono le medicine giuste? Questo mi fa molta paura! Speriamo bene! Quali saranno le medicine giuste? Forse questa? O questa? Oppure questa? Mi sa che devo tornare a controllare nel libro di medicina quale devo prendere. O questo? No, questo serve per un'altra cosa. Controlliamo. Signore, non si preoccupi. No, no, non c'è nessun problema. Adesso lo curiamo subito. Deve soltanto chiudere gli occhi. Chiudere gli occhi? Ok. Sento qualcosa di fresco. È molto piacevole questa sensazione fresca. Ma che cosa state facendo? Sto ancora molto male. Troppo divertente. Gli abbiamo disegnato un gabinetto con la puzza della cacca, con delle mosche che li girano sopra. Avranno combinato una delle loro, spero. Andiamo a controllare. Oh no! Oh no, che cosa hanno fatto? Come stai? Tutto bene? Sì. Le dottoresse mi hanno curato. Mi sento molto meglio, mi è passata la febbre. Benissimo, allora puoi anche andare a casa prima che torni il capo. Vai pure a casa. Anzi, guarda, ti regalo anche una caramella. Perché sei stato un ottimo paziente. Io adoro le caramelle! Vai a casa, ciao, grazie! Grazie, ciao! Meno male non ci sono specchi qua in questo centro medico, così il paziente non ha visto che gli hanno disegnato un gabinetto in faccia! Quelle due bestie gli hanno fatto un altro scherzetto! Dovrò stare più attenta d'ora in poi! Dottore, dottore! Non sento più niente! Non sento più niente! Qualcuno sta parlando? Non sento niente! Certo, ci penso io a curarti. Non ti preoccupare, accomodati pure nella sedia. Ora arrivo subito con gli attrezzi giusti. E voi, mi raccomando, non combinate in un'altra delle vostre, eh? Ok, va bene. Eccomi, eccomi, quindi tu non senti niente? Che cosa? Ho preso un dente? No, no, cioè, sei sordo? Il bordo, la pizza col bordo. Sì, mi piace il bordo della pizza. Non ti preoccupare, adesso ti curo. È un canguro! No, io a casa non c'ho il canguro, c'ho il gatto, non c'ho il canguro! Sì, vabbè, insomma, vediamo un po' le orecchie. Effettivamente c'è un po' di cerume qua. Legume? No, cerume! Vado subito a prendere lo stura orecchie. Che fa schifo, c'è qualcosa qui dentro! Allora, lo stura orecchie, lo stura orecchie. Forse questo è uno stura orecchie? No, non mi sembra uno stura orecchie. Forse questo è uno stura orecchie? No, non è neanche questo. Devo sbrigarmi. Come sarà lo stura orecchie? Questo? No, non mi sembra uno stura orecchie. Uffa, qual è lo stura orecchie? Allora, signor paziente, qual è il suo problema? Che cosa? Qual è il suo problema? No, non sento! Cosa? Qual è il suo nome? Come? Qual è il suo nome?
cosa? Cos'è la cosa? Ok, vabbè! Non ci voglio andare a scuola! Dove siamo? Dove sono? Eccomi, eccomi! Era un momento in magazzino per prendere questo attrezzo per le orecchie! Cosa ci fate voi qua? Non avete combinato uno dei vostri scherzetti, spero! No! Vediamo subito l'altro orecchio! Credo di sì, gli rasiamo le sopracciglia! Ma no, gli facciamo la ceretta! Ah, infatti è molto più creativo. Mi piace, facciamolo! Gira la mano. Ma che cosa sta succedendo? Tengo fermo. Cosa state facendo? 3, 2, 1... Un cliente voleva una semplice manicure e gli è stata fatta la
sono brave come sembra! Ma se siamo solo delle bambine, che vuoi che facciamo? Beh, per forza sei stata tu, la nuova arrivata! Guarda loro invece che faccino angelico! Guarda che se sbagli ancora una volta, verrai licenziata! È una promessa! Buongiorno! Posso prendere un appuntamento per fare le sopracciglia? Certo, certo, siamo liberi proprio adesso! Si accomodi pure, si vede che ha proprio bisogno di fare le sopracciglia! Prego, prego, si accomodi! Grazie, grazie, grazie! Allora, vediamo un po' queste sopracciglia! Sì? Qua ci vuole una pinzetta gigante! Allora, prendo subito le pinzette! Le ho nascoste io le pinzette! Che brava! Così, adesso che Anita è distratta, potremo fare uno scherzo al cliente! Sì, andiamo! Erano qua le pinzette, non ci sono più! Devo andare a controllare il magazzino! Torno subito! Adesso ti faremo una cura per le ciglia, però devi chiudere gli occhi! Sì, per le sopracciglia però! Sì, per le sopracciglia, scusa! Ok, perché mi sono cresciute durante la notte così tanto, non lo so! Che strano! Sì, però! Le sopracciglia sono qui su! Che cosa state facendo? Mi stiamo facendo una maschera al viso, così sei ancora più bello! Ah, una maschera, così sono più bello, va bene, se sono più bello allora va bene! Ti stai rilassando, signore? Ah sì, con questa maschera di bellezza è proprio rilassante, sì, mi sto rilassando! Ma quando hai iniziato a toglierle? Fra un po', prima facciamo questa maschera così sarà ancora più bello! Va bene, va bene! Oh, ma non le ho trovate da nessuna parte le pinze, ma non è che le avete... Che cosa avete fatto a questo cliente? Perché? Una cavalla spiaccicata. Che cosa mi avete fatto? Impegnate le due pesti, dovranno schiacciare tutti questi brufoli. Vediamo se le tiene impegnate. Ehi ragazze, guardate, ho un regalino per voi. È un naso finto con i brufoli. Volete provare a schiacciarli? Sì, va bene. Che schifo, sembrano veramente
rinfrescante. È anche rilassante. Proprio quello che cercavo. E se poi gli piace questa maschera per il viso, dopo ci può lasciare 5 stelle come recensione. 5 stelle? Ci penserò. Allora, ti piace? Sì, è molto fresca e rilassante. Ah, ma mi lasci un po' di spazio anche a me? Lo stai prendendo tutto. Ehi, adesso lo voglio io. Ah, uffa! Ok, il tempo è scaduto. Andiamo a togliere la maschera. Ta-da! Ta-da! Come ti senti? Ah, benissimo. Mi sento ringiovanito. Allora lascerai 5 stelle? Assolutamente sì, e lo consiglierò anche ai miei amici. Grazie! Prego, torna pure quando vuoi! Ce l'ho fatta! Ora non resta che torni la capa e veda che mi hanno lasciato 5 stelle! No, vabbè, sono arrivate 5 stelle! Sei stata tu, Anita! Sì, ce l'ho fatta a superare questo lavoro! E ora devo subito correre al terzo e ultimo lavoro! 3, 2, 1, via! Dove sono? Quale sarà il mio prossimo lavoro? Buongiorno! Oggi tutti i pazienti dovranno uscire col sorriso. Ho capito, sono una dentista! Beh, certo, cosa pensavi di essere? Ok, ok, ora mi preparo subito con tutti gli attrezzi e farò un ottimo lavoro, vedrai, riceverò 5 stelle. Mi raccomando, altrimenti verrai licenziata subito. No, non posso essere licenziata nel mio ultimo lavoro, ce la metterò tutta! Buona fortuna. Ok, iniziamo subito a prendere gli attrezzi che ci servono prima che arrivi il primo paziente. Che bello fare le dentiste, è bellissimo perché puoi staccare i denti alle persone. Oh no, ancora voi! Mi raccomando, non rifate uno dei vostri scherzetti adesso perché questa è l'ultima challenge, devo vincerla! Saremo brave. Sì, tranquilla, in questo lavoro faremo più le brave. Speriamo che sia vero questa volta. Lui è il primo paziente, ha un dolore al dente, fate del vostro meglio perché non lo senta più. Il primo paziente! Prego, prego, si accomodi! Ho mangiato troppe caramelle e adesso mi fa male un dente. Per favore aiutatemi, devo continuare a mangiare tutti quei dolci, ma con questa carie non posso! Non c'è problema, guardiamo subito i denti e vediamo qual è il problema. Comunque sappi che mangiare troppi dolci fa male, quindi dovresti darti una regolata. Mangiare meno dolci? Sì. Non lo so se ci riesco. E ci devi riuscire! Apri la bocca! Eh sì, c'è una bella carie. Ma non c'è problema perché possiamo curarla noi. Vado subito a prendere l'attrezzo giusto per curare le carie. E dopo potrò mangiare tanti dolcetti? No. Come no? Ma io cambio dentista allora. Ai ai, che dolore, che dolore. Ehi paziente, ci pensiamo noi a curarti. Oh grazie, siete molto gentili. Taglieremo la carie. Oh bene, poi dopo potrò mangiare i dolcetti? No. Ma perché nessuno mi vuole far mangiare i dolcetti? Apri grande. Non aver paura. Ah, che bel dentone che hai. Stai fermo. E adesso te lo togliamo. Piace tantissimo togliere i denti ai poverini, il paziente mi fa proprio pena. Che bello questo lavoro. Ma perché mi avete tolto due denti? Beh, tolto il dente, tolto l'orrore, no? Infatti. Beh, in effetti non mi fa più male. Beh, se vuoi te ne togliamo un altro. No, 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 io adesso scappo e non tornerò mai più qui, addio. Chezzetto riuscito! Emma! Dove è finito il paziente? Non abbiamo fatto niente, è scappato da solo. Già. Secondo me invece avete combinato qualcosa voi. Stavolta siamo state brave brave. Già. Per il prossimo paziente vi terrò sott'occhio. Perché quel cliente è scappato via? Non lo voglio neanche sapere, guardate. Per favore, fatemi fare bella figura. Soprattutto tu, Anita, ok?
Adesso sta per entrare il secondo cliente. Mi raccomando. Prego. Oh, buongiorno. E mi fa male qui, qui, qui e qui. E anche qui dietro, qui. Tutti, tutti i denti, mi fa male tutti i denti. Beh, questo è un problemone. Però sapranno sicuramente cosa fare. Tutti i denti? Questo sarà difficile da sbrigare. Sarà difficile curare un paziente a cui fanno male tutti i denti. Ma ci riusciremo. Prego, prego, si accomodi qua, si accomodi. Oh, mi fa malissimo, anche se mi siedo. Ok, non c'è problema, ci penso io a curare tutti i denti. Però questa volta devo stare attenta. Siccome l'altra volta le due bambine cattive hanno tolto due denti all'altro paziente, questa volta chiamerò la capa Alice e chiederò che rimanga qua a controllare. Vado subito a chiamarla. Adesso che Anita non c'è, possiamo togliere tutti i denti. Sì! E per prima cosa faremo l'anestesia. Non ha funzionato, allora provo io. Scherzetto. Guarda, qui c'è un dentifricio, che cosa potremmo fare? Magari possiamo mettere questo acido qui dentro che farà cadere tutti i denti al paziente. Ah, sì, sì. Speriamo che non se ne accorgano. Salve, buonasera, vorrei i denti molto bianchi. Salve, certo, è facilissimo lo sbiancamento dei denti, sono già pronta. Prego, si sieda qua. Questa volta ho deciso che non mi allontanerò, così le due pesti non potranno fare nessuno scherzo e non verrò licenziata. Devo assolutamente prendere 5 stelle, questo è l'ultimo paziente. Ecco fatto, sistemato. Ehi, assistenti dentiste, portatemi subito il dentifricio sbiancante. Grazie. E ora procediamo subito a sbiancare i denti del nostro paziente. Questo sarà un gioco da ragazzi. Che cosa è successo? Perché è nero questo dentifricio? Che vuol dire nero? Avete un dentifricio nero? No, no, stavo scherzando, cioè sono bianchissimi i tuoi denti adesso, vero? Sì, bianchissimi. Oh no, questa volta verrò licenziata davvero. Devo trovare una soluzione prima che torni la capa. Sì, bianchissimi, bianchissimi, bellissimi. Oh, sono proprio soddisfatto. Sono venuta a vedere come sta procedendo il lavoro. Forza, apra la bocca. No, no, non c'è bisogno che apra la bocca. Sta andando benissimo. Lei non mi deve dire cosa devo fare. Apra la bocca. Ma i denti neri! No, non è colpa mia, giuro, non sono stata io. È stato questo dentifricio strano. Anita! Questo non deve accadere! Tu sei licenziata! No, questa volta sono stata licenziata per davvero! Ho perso la challenge! Però sai, Anita, mi fa un po' pena. È per colpa nostra è stata licenziata! Ho una soluzione io per salvarla. Ah,
fatta! Guardate allo specchio. Grazie. Wow! Sono bianchissimi i denti! Grazie! Ora vi lascerò una recensione positiva. 5 stelle! Grazie mille! Ciao! Ciao! Oh, ehi, aspetta! Ma sono arrivate 5 stelle! Questo vuol dire che sono stata ingiusta con Anita! Devo assolutamente chiamarla per dire che ha superato il lavoro! Anita! Eccomi! Scusami, Anita! Hai superato il lavoro! E sono arrivate 5 stelle! Ma com'è possibile questo? Anita, abbiamo deciso di aiutarti stavolta! Perché ci siamo dispiaciute tanto per te! Non volevamo che tu andassi via per sempre, quindi ti abbiamo aiutato! Challenge completata! Mi raccomando, scrivete nei commenti qual è stato il vostro momento preferito e ora vi lasciamo qua 4 caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite e buona visione! Ciao!